Mattia Scannapini e sono un ragazzo di 24 anni. Nel mese di marzo ho avviato un nuovo progetto chiamato Il Volto dell'Altro. Il viaggio è iniziato il 10 giugno e mi sono diretto nuovamente in Bosnia, specialmente nella città di Srebrenica, per raccontare l'impatto che questo terribile genocidio avvenuto nel luglio del 1995 ha lasciato nelle vecchie nuove generazioni. Per chi non lo sapesse, Srebrenica è tristemente famosa per il più grande genocidio in Europa dopo l'olocausto degli ebrei ed è una città ancora fantasma, molto dove insomma colpi d'artiglieria e il dolore e le sofferenze sono ancora ben tangibili. Il viaggio è poi continuato dalla Bosnia fino alla Serbia e poi successivamente in Romania. A Bucarest mi sono fermato nuovamente per raccontare i progetti di Parada, un'associazione che dagli anni 90 tramite l'arti circensi cerca di aiutare tantissimi adolescenti ma anche adulti che vivono letteralmente nel sottosuolo di Bucarest, quindi una vita fatta di insomma, situazioni promiscue, sofferenza, droghe e alcolismo diffuso anche tra i più piccoli. Il viaggio è proseguito in Moldavia, in un piccolo villaggio a 60 km dalla capitale, per poi ridirigermi nuovamente per la seconda volta in Ucraina. In Ucraina ho raccontato le dolorose storie degli sfollati che ogni giorno continuano a scappare dal Donbass, questa regione che si trova verso l'est dell'Ucraina. E un conflitto insomma completamente dimenticato nel cuore d'Europa che già fatto più di 7.000 morti. E quindi ho raccontato appunto questa realtà prima di proseguire per Mosca, la Russia, e prendere il celebre treno, un pezzo della Transiberiana denominata anche Transmongolica, quindi insomma più di 8.000 km per raggiungere l'Asia a bordo appunto di questo incredibile treno, attraversando insomma tantissimi fusi orari diversi, tantissimi paesaggi e ambienti diversi. Ho raggiunto nel mese di luglio la città di Ulan Bator, capitale della Mongolia. Qui ho raccontato i progetti di un'associazione locale che lavora in un distretto povero a pochi chilometri appunto da Ulan Bator. Questa associazione mongola, ripeto, in pochi anni è riuscita a costruire una scuola all'interno di un distretto molto povero, dove anche qui l'alcolismo è diffuso, dove c'è tantissima disoccupazione e tantissimi insomma genitori violenti ed adolescenti, ragazzini, bambini che tentano di scappare per rifugiarsi appunto in questa scuola. Qui insegnano comunque l'inglese, insegnano tantissime altre materie come appunto dovrebbe essere una scuola appunto normale come da noi, ecco. Il viaggio è proseguito in Cina, quindi ho concluso il pezzo della Transiberiana, della Transmongolica fino alla città di Pechino. E mi sono diretto nello Henan, una regione centrale della Cina, per raccontare una piccola scuola di Kung Fu, quindi ho trascorso qualche giorno con questi piccoli alunni che stanno cercando di tramandare e anche di imparare questa antica arte che lega corpo e mente tramite esercizi appunto giornalieri legati sull'utilizzo di finte armi e ginnastica eccetera. E il viaggio è proseguito poi ormai sì dal mese di agosto fino in Vietnam. Questa è la storia forse più dolorosa perché ho voluto raccontare l'eredità dell'agente arancio, una diossina altamente chimica lanciata durante la guerra appunto del Vietnam dall'esercito degli Stati Uniti e che tuttora, sebbene insomma questa guerra sia finita da più di 40 anni, si possono vedere molto bene le conseguenze, e queste conseguenze sono appunto gravi malformazioni fisiche, gravi danni mentali delle nuove generazioni, quindi neonati, anche nati appunto a distanza di tanti anni dall'utilizzo di questa diossina. E insomma dopo questa storia ho voluto raccontare un'altra eredità di un conflitto armato, quella delle mine antiuomo, quindi ho raccontato questa realtà specialmente in Cambogia e Laos per poi spostarmi verso la Thailandia. Come dicevo, in Cambogia ho raccontato questa dinamica, questa realtà, e quindi anche il supporto alle vittime, la costruzione di protesi, la fabbricazione di queste mine, l'utilizzo, toccando appunto varie sfere di questa unica realtà. In Thailandia non ho raccontato solamente questo, ma ho anche seguito i progetti di grossa ONG a livello mondiale, ActionAid, che insomma aiuta anche il settore agricolo, il settore educativo, soprattutto nel sud della Thailandia. E una delle ultime tappe è stata la Birmania, un periodo molto delicato per via delle elezioni, per via dei insomma fitti combattimenti in corso nel paese. Qui infatti sono stato costretto a interrompere il mio viaggio via terra, ho preso un aereo per passare successivamente in India, nella città di Calcutta, e proseguire poi fino a Delhi e Varanasi, poi fino a piedi verso il confine nepalese per raccontare un'altra associazione locale che si chiama Little
Little Star School, che tenta appunto di insegnare la lingua inglese, ma anche altri mestieri, attività, come molto simile a quella incontrata in Mongolia, a tanti bambini che provengono da situazioni difficili come discariche abusive o tendopoli, eccetera. Il Nepal è stata la penultima realtà, il penultimo paese incontrato in questo viaggio, ripeto, di 6 mesi. Ho voluto raccontare il post terremoto, quindi tantissimi villaggi ancora distrutti a distanza di quasi un anno ormai dal violento terremoto che ha colpito il Nepal, quindi assistenza alle vittime, e insomma ti accorgi che gli aiuti di fatto in molte zone non sono mai arrivati, perché migliaia di persone ancora soffrono la fame, il freddo, e vivono in rifugi temporanei costruiti con alluminio e fango secco. Qui ho preso la decisione di tornare in qualche modo di corsa in Europa, proprio per l'arrivo dell'inverno, ma anche per la mancanza di assistenza da parte di associazioni. Avevo già concluso i reportage. Dopo l'Iran mi sono diretto velocemente in Europa per seguire la rotta dei migranti. Migliaia di persone in fuga da guerre e conflitti armati, donne, uomini, bambini, anziani. Il mio percorso è iniziato da Salonico, Grecia, e si concluderà 10 giorni dopo sul confine croato. Ho toccato con mano la sofferenza, i dubbi, le paure di queste persone, esattamente come noi, ma al contrario nostro, in fuga verso la fortezza Europa. Un esodo senza fine, a 2 passi da casa nostra. Anche ora, mentre sto scrivendo queste righe, più di 5.000 persone al giorno cercano una nuova vita lontana dal buio della guerra.